quello che fai, quello che fai è inquietante. Ma che c'entro io? Scusa, no, nel complesso, dico nel complesso. Sei veramente è un giudizio complessivo. Lorenzo Da Lucca, dai, Lorenzo Da Lucca. Proprio, una grande sorpresa, ragazzi, rimanete là incollati dove siete perché c'è una grandissima sorpresa fra poco. Beh, è un personaggio pazzesco. Lorenzo Da Lucca. Grande mito del porno italiano che si è ritirato, ma tutti quanti voi lo riconoscerete. Non vi dico niente, perché poi bisogna vedere se pigliamo. Chissà che sorpresa. Lorenzo Da Lucca. Sorpresa, non vi dico niente. Stai zitto. Dimmi Lorenzo, dimmi. Ascolta, io ti devo dire una cosa, mi scusi. Allora ragazzi, il collegamento da Cannes, caro Parenzo, non ti scaldare troppo, so che non è il tuo momento, però devi cercare di essere efficace, devi cercare di tirare fuori anche tu delle chicche da questa persona che è stato per me, insieme a tanti altri, per carità, però tra i miei miti della gioventù non c'era solamente, come dire, la facoltà di scienze politiche a Roma, che ne so, la Lazio, le donne, eccetera, c'era anche il mondo del porno. Ma non c'è dubbio, quello c'è stato solo quello, soprattutto quello per il 90%. VHS, spesso che circolavano così anche dal mio edicolante, per esempio. Il mio edicolante, andavo di notte, c'aveva una pila di VHS, te me li dava. No, ma te dava, ma me li dava e io poi restituivo. Insomma, tra questi grandi protagonisti del porno di un tempo, non è che stiamo parlando di chissà quanto tempo fa, però insomma una ventina di anni fa, forse più, c'è sicuramente una persona che magari come nome non ti dice niente, ma per gli amanti del genere è stato un grandissimo. Da Cannes, Roberto Malon, buonasera! Buonasera! Ciao, buonasera a tutti. Come stai? Ascoltatori. Come stai? Io sono qua alla grande, siamo usciti dal coronavirus e sì, adesso... Sì. Ti facciamo le corona con la vodka. Perché devi sapere che Parenzo, sì, che Roberto Malon, dopo essere stato non nel porno, per la verità, non conosce, è praticamente un personaggio più tarchiesto, non so bene le misure, il pisello fra poco ce lo dirà, se è regredito nel tempo oppure è poco, no. È poco interessante. Beh, però, no, il porno è molto interessante, ma è un personaggio scuro di carnagione, pur essendo originario di Torino, un po' scuro di carnagione, che aveva sempre dei ruoli abbastanza strani nei porno che ha girato. Devi sapere che è a Cannes dove ha dei ristoranti e ha abbandonato praticamente il porno da quanto tempo, Roberto? Sì. Allora, io praticamente da 3-4 anni che ho fatto l'ultimo film, perché diciamo che il porno non ha più il senso di prima, non c'è più il budget, non c'è più sono è morto, non c'è più dici, è morto, dici. È morto, sì. È morto, non si guadagna più come prima, non si guadagna, è all'agonia. Faccio altre cose, io una struttura, un ristorante, un grosso bar discoteca. Ma hai fatto i soldi col porno o no? Tu? C'è un no, po' non li ho fatti col porno, ne ho guadagnati tanti, ma li ho spesi tutti. L'hai spesi tutti. Senti, ma oggi se ti chiamassero, ma hai fatto benissimo. Come li hai spesi questi soldi? In vizi? In che cosa? L'ho spesi, perché se guadagnavi tanto, spendevi tanto. Poi dicevi, tanto sto lavoro non finisce più. Poi è arrivato un signore che si chiama Internet. Sì, che ha fottuto tutto. Senti, no, però devi capire una cosa, Davide, che Roberto Malon ha girato con i più grandi registi, con le mamma più grandi attrici, eccetera, ma che eccetera. Onore parlare con l'ultimo lui, mamma mia. L'ultimo film quando è stato? L'ultimo film, diciamo. Ma io l'ultimo film ho fatto la parodia di Dominique Strauss-Kahn, che era il presidente della Banca Mondiale, che doveva essere presidente della Francia. Sì. E questo è lo scandalo che è successo a New York. Con la domestica che praticamente sì, come no, la parodia di Dominique Strauss-Kahn si chiama DDXK. Come? Quindi lo potete trovare su internet. Sì, com'è che si chiama? Scusa, DDX D come Domenico, sì. X come X. Senti una cosa, ma tu oggi, che ne so, se ti chiamassero a fare un porno, lo faresti oppure costi troppo? Ma io non ho nessun problema di funzionamento. Io non ti funziona, funziona ancora tutto. Io sai che uso il Viagra per calmarmi quando sono troppo eccitato. Addirittura. Sì. Ma l'hai usato tu nella tua carriera o no? Non l'ho mai usato. Non l'hai mai usato? Perché all'epoca quando funzionavi o ti cacciavano, hai capito? Per cui non c'era il tempo di... Eravamo per 20 anni 5 attori in Europa. Poi è arrivata la magia delle punture, del viaggio. Sì, oggi molte punturine, a Praga. Sono tutti bravi adesso.
Lo sai che l'ho fatta una volta pure io la punturina, ma non l'ho fatta per eccitarmi, l'ho fatta per fare un controllo. Perché praticamente adesso ti rivelo questa cosa qua. Cioè, ogni, per fare un controllo al pene in estensione, cioè fare una specie di ecografia, no? È vero, Davide? L'ecografia al pene, esatto, ti devi fare anche, se vuoi lo puoi fare col pene moscio, ma se tu vuoi fare un'ecografia, ti devi fare niente, una punturina. Ma perché uno deve farsi fare questa roba? Per motivi medici, che c'entra? Ma quale? Ma sei l'unico che conosco che ha sempre male al cazzo! L'unico! Fammelo dire, come mai ogni giorno ne hai una? Perché? Perché? Ma adesso io esplodo a un certo punto. Tu che problema? Ogni volta che parli di sta cosa, dimmi, ma usalo di meno, no? Il segreto, porca miseria. Quando cambi partner, allora non c'è problema di nulla. A volte la vita ti fa diventare il cazzo mosso. Sì, questo è vero, questo è vero. Tu dici, nella chiudere. Tua vita tu hai sempre cambiato partner, mamma sei sempre mia, stato uno molto libertino, mia, anche con tua moglie. Ma io ho avuto due mogli e sì, adesso sono libero, ma un libero convivente, nel senso che la persona che convive con me non mi rompe il cazzo, se voglio fare una ragazza di 18 anni me la faccio. Sì, non hai problemi da questo. Non sa niente, non deve capire niente, non vuole sapere niente, non vuole vedere niente. Però praticamente sei libero. Quanti anni hai adesso, Roberto, scusami? 63. 63. Ottobre 64, io sono... Sì, sei del 56. 31 ottobre. Scusami un attimo, le tue misure si sono mantenute? Cioè, io mi ricordo un tuo cazzo largo, piuttosto largo, la tua caratteristica è avere... Non era tanto la lunghezza. No? Era soprattutto il fatto la larghezza. Dunque 18 centimetri, se non sbaglio, 18 centimetri, no, ma qualcosa in più, qualcosa dai, diciamo in più. 18, ma non sono delle misure stravaganti, però era largo soprattutto, largo e morbido. Sei era il cazzo preferito di Cittolina quando glielo dovevo mettere nel culo. Perché? Aspetta, questo è fondamentale, fammi sentire. È l'unico che non mi fa male? Così dice. Sì, perché sarà grosso ma non mi fa male. Beh, amico mio, tu pensa, ti racconto un aneddoto. Sì, un giorno stavamo da Bonanima, da Riccardo Schicchi, a fare una cena con Ilona. Sì. E a un certo punto, mentre passavo questa scena, c'erano i primi telefoni cellulari. Lei era candidata del Partito dell'Amore, eccetera. Sì. Suona il telefono, mentre stavamo girando, io continuo la mia scena. Sì, sì. Ed era Bettino Craxi al telefono con Ilona. Addirittura. Sì, era Bettino, perché stavano studiando come e tu che stavi facendo? Te la stavi inculando oppure era una scena? La stavo inculando, sì. Sì, tranquillo. Lei ha risposto... Lei ha detto, tranquillo, continuo, perché tanto è Bettino, non c'è problema. Magari gliel'ha detto pure al telefono a Bettino che si è un po'... Sì, magari si è anche un po' ingrifato. Che stai facendo? Sto facendo una scena. Ma non c'è problema. Quello era un vecchio porcone, Davide, no? Io l'adoravo, era stupendo. Senti una cosa, tu hai fatto il conto di quante donne, diciamo, tra sette e fuori dal set? Perché tu sei anche uno che scopava fuori dal set come un pazzo. Diciamo, io adoro scopare dentro e fuori. Allora, diciamo che come partner di set siamo sulle 3.000, 3.500. C'è Robert Cannuna che è in Israele e tra qualche giorno avrà che conosce Roberto Malone, avrà certo un figlio, che lo conosce, e quindi gli facciamo gli auguri. Chi se ne frega? E mi ha scritto, mi sono appena collegato alla Zanzara, ma chi è il grande Malone? Cioè lui arriva dalla voce. Ma certo che se lo ricorda, ma normale, ma il grande Cannuna. Io sono sulla Costa Azzurra. Allora mi faccia un saluto locale. Malone a Cannuna, per piacere, al grande Robert Cannuna che sta per diventare papà. Un grande saluto a Robert Cannuna. No, Cannuna. Vabbè, ebreo. Cannuna con l'H davanti. Cannuna. Ma chi se ne frega. Cannuna, sì. Comunque, 3.500 sul set, si arriva a 5.000 più o meno. Ho perso il conto perché il mio contabile mi ha detto smettila di contare, altrimenti dobbiamo pagare tasse. tu lo sai David che praticamente Roberto Malone per un periodo ha nascosto praticamente alla prima moglie che faceva e ti credo, il porno attore. Usciva da casa, vero, come un impiegato qualsiasi. Poi a un certo punto lo ha saputo anche, come l'ha saputo tua moglie che poi ti ha lasciato? Ascolta, mia moglie l'ha saputo, mi ha lasciato un po' di tempo dopo perché... Ma allora, mia moglie aveva una cugina che era un po' zoccola e andava nei cinema porno all'epoca. Pure, c'erano i film in 35 minuti. Ma che bella famiglia! Quindi, mia moglie era proprio una santa. Però la cugina era la zoccola della famiglia e andava a farsi trombare in questi. Io non so, andava a cercare
qualcosa. Eccetera. E ti ha visto? Ti ha visto. Mi ha visto e gliel'ha detto a mia moglie. Vabbè, incredibile. All'epoca non c'era internet, non c'era niente. Non c'era certo, nulla, l'unico modo per essere scoperto era che qualcuno andasse al cinema. Ma come fanno a scoprirmi che devi andare al cinema per trovarmi, capito? Senti Roberto, ma all'epoca io mi ricordo che in realtà l'ANAL non era tra le cose più praticate, era un'eccezione l'ANAL, lo sbaglio? Cioè... No, l'ANAL era praticato da poche attrici, infatti gli attori americani ci facevano le pippe a noi, perché gli attori americani era il pompino, la missionaria e una posizione classica familiare, quindi quando sono venuti qua gli attori americani che hanno visto come lavoravamo noi, facciamo le doppie penetrazioni, le doppie anali, questi qua sono andati in crisi. Senti, ma tu anche oggi sei ti piace molto andare con persone più giovani, diciamo, no? Cioè, io adoro le ragazzine, io arrivo qua a casa. Maggiorenni, specifichiamo sempre. Non 15, 16 anni, parliamo di 18, 20 anni, 22, chiaro. Ma anche perché c'hanno un po' di succo. Qui a Cannes, immagina, io vivo qui da 10 anni, c'è il festival, ci sono gli eventi, ci sono eccetera. E quindi qua c'è una compilation di figame pazzesco. Ma anche alla tua età ancora riesci a rimorchiare ste ragazzine? Ma sono loro che mi cercano, perché gli fanno impazzire gli uomini maturi, sai? Mamma mia, che tristezza, ragazzi. Che tristezza. Spettacolo. Devi sapere che Roberto Mallone una volta è stato candidato in una lista della signora Mussolini. Nessuno lo sa questa cosa qua. In una lista... questo è successo anni fa, sì. Sì. Ma ti arrapava un po' la Mussolini o no? La Mussolini mi faceva sangue da paura, capito? Però era difficile. Cioè, per me la Mussolini era di quelle che dovevi mettergli la benda agli occhi, legarla al letto, fargli una violenza. Però era difficile, violenza diciamo metaforica. Era sposatissima, fedelissima al marito e quindi ha una bellissima famiglia. Ma però la carogna mi è salita qualche volta. La famosa carogna di un porco. Senti, devi sapere che Almirante è il suo politico di riferimento, il signor Almirante. Almirante era il più grande politico del dopoguerra. Ma oggi chi voteresti tu in Italia, Roberto? Chi voteresti in Italia? Ma chi posso votare? Ma che ne so, dimmi chi sei. Ma non lo so, Salvini lo voteresti? Salvini. Salvini è simpatico per fare una serata in discoteca. La Meloni, fermati, già col tacco a spillo da 12, eccetera, mi potrebbe dare un senso di libidine. Senti, perché è piccolina, me la posso far girare sopra. Rimani sempre un vecchio porcone, rimani sempre un vecchio porcone. Ho bisogno di avere i miei 3-4 orgasmi alla settimana. Senti, quelli belli, fatti bene. Una cosa sola, un regista, Salieri, che conosci bene, intervistato da un grande maestro, ha detto da noi che Moana era una cattivissima attrice, che sul set era un disastro. Chi era? Moana Pozzi ha detto era pessima come attrice, praticamente di legno, era molto difficile girare con lei. Io con Moana mi sono trovato molto bene perché c'era un bel film. Ma è vero che non era una brava attrice, secondo te? No. No, ma diciamo che era mediocre, ma all'epoca era il suo momento, quindi guadagnava un sacco di soldi a film. Ma come attrice sul set era bravo oppure come dice Salieri era meglio? Dipende con chi lavorava. Tu la facevi lavorare bene, diciamo. Io con lei mi sono trovato sempre bene, non ho mai avuto dei problemi, e invece altri magari sono trovati più, forse perché era il personaggio, perché sai, chiaramente lavori con un personaggio, sono gli attori che si sentono un pochino in imbarazzo sul personaggio. Tu figuriamoci, capito? Imbarazzo mai, ragazzi. Fermi tutti, grazie Roberto, a presto, ciao. A voi. Ciao. Andiamo tutti a Cannes, tutti a Cannes, tutti a Cannes, italiani!